Busto Arsizio, capitale nazionale della cultura e dell'arte fino al 7 luglio. Proprio in questi giorni è visibile infatti la collettiva della terza edizione del premio Arte Carlo Farioli nelle sale di Palazzo Cicogna. La mostra intitolata Trame dell'immaginario, segni, forme, cromie è stata organizzata dall'associazione culturale intitolata all'artista Bustocco e quest'anno ha registrato più di 155 partecipanti provenienti da tutta Italia. È un premio che nasce nel 2017, perché? Perché volevo ricordare mio padre, il quale è mancato nel 2013, lo volevo far rivivere con la sua arte e ho fondato questa associazione con mio fratello e altri amici nel suo studio dove lui praticamente ha sempre lavorato. Quest'anno siamo oltre i 155, adesso non è questione di numeri ma è questione che diciamo che essendo il premio, un premio nazionale, per noi è una grandissima soddisfazione, significa che Busto è capitale in questo caso. Il che significa portare Busto nel mondo e il mondo a Busto, ma portare il Busto nel mondo attraverso la cultura, questo è il dato significativo. La nostra città si sta sempre più connotando al di fuori dei propri confini geografici anche per la capacità di produrre cultura. Il vincitore del premio con aperture orientali è Emiliano Antonetti. Le trame sono da sempre una mia prerogativa, per cui con la traccia che il premio Farioli quest'anno insomma invitava a esplorare, mi sentivo proprio portato e devo dire che questo dipinto l'ho iniziato ancora prima appunto che la traccia uscisse e si sposava, andava benissimo insomma con la traccia.